mondiali? Una? Antinno rispetto ai Negramaro, perché mi avete duettato insieme a sto punto. No, perché sono nati da due idee differenti, loro hanno fatto un inno ufficiale dell'Italia, mi pare commissionato dall'Area d'Italia se non sbaglio, io l'ho fatto per il team di Sky, quindi non ci siamo sentiti, diciamo, no? Però non è neanche un duello come lo definiscono sui social network, che dicendo, cioè buona fortuna a loro, io sono un loro fan, quindi mi piacciono e diciamo che il mio inno sta andando meglio, però ci provano tutti, non so come dire, cioè non è che sono più bravo, va un po' anche a culo, no, se vogliamo, tutti provano a fare appunto quello che può essere l'inno, il tormentone estivo, uno lo becca. L'ho beccato, sì. Salutiamo però, Giuliano San Giorgi. Salutiamo Giuliano San Giorgi con tanto affetto. No, vabbè, ma figurati, loro, cioè, sono dei grandi, si tratta di un caso singolare questo, no? Di dire, vabbè, questa volta su questa cosa l'ho vinto io, però ne avrebbero loro da dire di quante ne hanno vinte su di me. Ha fatto anche Mina. Ha fatto anche Mina, esatto. Vabbè, io penso che questo inno vada così tanto bene perché suona molto giovane, no? È festoso, cioè, trasmette un po' di entusiasmo, mentre... il loro brano forse è un po' più d'atmosfera, un po' più... è un po' meno festoso, no? C'è un po' meno quell'atmosfera lì di casino, di cacciara, di Brasile, no? Noi invece l'abbiamo fatta proprio a pennello, sicuramente devo ringraziare tutto lo staff di Sky che comunque mi dà una mano passandolo moltissimo durante le partite, le radio che comunque mi stanno supportando, e poi vabbè, siamo stati comunque bravi anche noi, siamo andati in Brasile a fare un bel video e per questo devo ringraziare Carosello e Dario che hanno discografato. Stai guardando le quartiere di Italia? Sì, quando riesco sì, adesso la prossima non riuscirò a vederla perché sarò a lavorare e speriamo che vada bene, quella di ieri non mi è piaciuta per niente, ma non sapevo se fare l'inno la sera o no. Sei stato in Brasile e volevo sapere un po' le differenze che hai notato tra i ragazzi brasiliani e quelli italiani. Guarda, in realtà non ti so rispondere perché sicuramente delle differenze ovvie ci sono tra i ragazzi della favela e i ragazzi che vivono in Italia, ma penso dal resto del mondo perché è un mondo a parte quello, no? Cioè, ovviamente c'è molta povertà, c'è molto degrado, ma nonostante tutto non dico che stiamo bene perché assolutamente hanno bisogno comunque di altro, però comunque sono molto sorridenti, sono solari come popolo, no? Nonostante abbiano questo degrado attorno, i bambini giocano a calcio, poi conta che io sono andato lì prima che comunque iniziasse proprio l'intensità dei mondiali, quindi questa atmosfera di tensione che poi è venuta fuori, del fatto che hanno ripulito le favela così è venuto dopo, noi sono andato in un momento prima. E diciamo che anche loro mi dicevano che alcuni non erano contenti di avere i mondiali in realtà perché sapevano che se no si creava l'attenzione, però sicuramente se devo dire la differenza tra i ragazzi brasiliani e gli italiani, che gli italiani sono viziati, penso un po' in confronto a tanta gente dall'altra parte del confine, diciamo. Cantare a Firenze stasera, dici? Sì. Bello! No, è vero, è la terza volta che vengo a questo evento e mi piace sempre ripeterlo perché è una piazza calda, ha sempre successo come evento perché c'è sempre un sacco di gente e anche dietro il palco, diciamo, è un'occasione per beccare un sacco di miei colleghi che in realtà magari non vedo da mesi perché siamo tutti un po' sparpagliati in giro. Poi Antivita ha rubato il claim, wow! Ultima domanda, Sì, è vero, anche io pensavo a sta roba, wow! Sì, continuerai anche la prossima stagione, la trasmissione su Sky, lo dicevi? Non si sa ancora niente, adesso mi concentrerò su questa edizione speciale per i mondiali, che è Gol dei Mondiali.